Autostrade per l'Italia, spunta il tricolore sulla A1 a Barberino di Mugello. Distribuzione moderna non alimentare è sempre più crisi. Novartis, a Torre Annunziata, hub dell'innovazione. 120 secondi di notizie. Finestra sui mercati. Una grande bandiera italiana proiettata sul lato destro della carreggiata nord è quello che i viaggiatori in transito sull'autostrada A1 nella tratta tra Barberino di Mugello e Firenze Nord possono ammirare in questi giorni grazie a un'iniziativa di alcuni tecnici di Autostrade per l'Italia e di Pavimental per segnalare l'avvicinarsi della fine dei lavori di scavo della Galleria Santa Lucia, che verrà inaugurata il 12 giugno alla presenza del presidente e dell'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giuliano Mari e Roberto Tomasi, del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, del sindaco metropolitano Dario Nardella e dei sindaci di Barberino del Mugello e Calenzano, Giampiero Mongatti e Riccardo Prestini. Una volta completata, l'opera di potenziamento dell'autostrada A1 in direzione sud ridurrà sensibilmente i tempi di percorrenza tra Barberino del Mugello e Calenzano. Lo scavo è stato realizzato in totale sicurezza grazie alla fresa scavatrice più grande d'Europa. La fresa prende il nome della Galleria Santa Lucia, ha un diametro di 15,95 m, è la più grande d'Europa in questo momento, serve per l'esecuzione della galleria che ha una lunghezza di 7,8 km circa. Le attività principali della fresa, che consistono mediamente uno scavo tra i 15 e i 20 mm al minuto, permettono di eseguire uno scavo giornaliero tra i 9 e i 20 metri e permette di eseguire in maniera meccanizzata lo scavo di una galleria che collegherà Barberino con Calenzano e quindi permettere di ridistribuire il flusso veicolare del tratto della rete autostradale. E crisi sempre più nera per la distribuzione moderna non alimentare. Nonostante la fine del lockdown, gli italiani non sono tornati ad affollare i negozi, ma puntano ad acquisti sempre più mirati. Dall'abbigliamento al bricolage sembrano quindi dire addio allo shopping di un tempo. Con la fine del lockdown delle attività commerciali non food, i clienti sono cominciati a riaffluire nei nostri negozi. Devo dire, hanno apprezzato le misure di sicurezza che sono state implementate da tutte le catene. Al momento l'atteggiamento è prudente, in generale gli afflussi sono più bassi rispetto ai dati storici, però coloro che si recano nei negozi fanno degli acquisti, diciamo che manca un po' la componente shopping. Gli acquisti sono concentrati soprattutto su beni basici, quasi di prima necessità, rimangono un po' indietro gli acquisti un po' più di impulso, di fascia alta, rispetto ai quali vediamo ancora una certa prudenza, tenendo conto anche che in molte aree del paese manca completamente la componente turismo ed estero. I cali di vendite e fatturato rispetto al periodo pre-Covid-19 si fanno sempre più consistenti. I dati di vendita di queste prime due settimane riflettono un atteggiamento prudente, diciamo che l'area di beni essenziali, basici, di prima necessità, registra dei decrementi rispetto all'anno scorso, ma abbastanza contenuti, sull'ordine del 10-15%. Peggiore la situazione sulle prodotti semidurevoli, sui beni di fascia alta, dove abbiamo delle flessioni di fatturato che vanno dal 30 al 50% a seconda delle diverse realtà. Stimiamo per intero 2020 una flessione del fatturato di comparto della distribuzione non food almeno dell'ordine del 30% nella sommatoria tra le vendite perse nel periodo di lockdown e una costante flessione, speriamo in graduale riassorbimento, di qui alla fine dell'anno. E le imprese del settore chiedono alle istituzioni un piano di rilancio dell'economia. Vi è la necessità della messa in campo di un piano di rilancio dell'intero sistema economico che consenta da un lato di riavviare la produzione del reddito delle famiglie e delle imprese, rimettere in moto gli investimenti e soprattutto ricreare un clima di fiducia che consenta di avere un atteggiamento diverso da parte del consumatore. Non solo un polo produttivo della farmaceutica, ma un vero e proprio hub dell'innovazione. È lo stabilimento Novartis di Torre Annunziata, che diventa riferimento nella ricerca scientifico-tecnologica.
Si apre oggi una nuova fase nella lunga storia dello stabilimento farmaceutico della Novartis Pharma, qui sito in Torre Annunziata, che oggi, da oggi affiancherà al tradizionale ruolo di polo produttivo anche quello di hub dell'innovazione. Questo a chiaro sostegno delle più promettenti realtà imprenditoriali nei vari settori d'avanguardia, ad alta intensità di ricerca scientifico-tecnologica. Concretamente Novartis mette a disposizione spazi e servizi del suo basso insediamento qui di Torre Annunziata, a disposizione in particolare di aziende, centri di ricerca e di start-up in un'area, quella del Napoletano, quindi inserita all'interno della regione Campania, che è tra le più vivaci in termini di imprenditorialità nei settori maggiormente innovativi. Alla base di questa nuova vocazione, una partnership importante. Questa vocazione, nuova vocazione dello stabilimento di Torre Annunziata, trova una sua prima espressione nell'accordo siglato il 26 maggio di quest'anno con la società biotech AXAM, società attiva nella ricerca e sviluppo di soluzioni innovative per il settore delle life science, in particolare orientata al farmaceutico, ma non solo, la quale trasferirà parte delle proprie attività di ricerca in appositi spazi qui previsti all'interno dell'insediamento di Torre Annunziata, usufruendo altresì di servizi e utilities, ad esempio quelle energetiche e informatiche, rese disponibili dallo stabilimento Novartis. Uno sviluppo che è nel DNA dell'azienda. Per il nostro insediamento questi sviluppi rappresentano un'evoluzione coerente con una storia che da sempre fa leva sulle potenzialità dell'innovazione. Qui si è costruito nel tempo un ambiente organizzativo, culturale e tecnologico che avesse delle caratteristiche di estrema avanguardia, che oggi stesso svolge una funzione essenziale per la competitività dello stabilimento, ma che può generare degli indubbi benefici anche per le esperienze imprenditoriali orientate all'innovazione e appartenenti anche a settori differenti, ma con vantaggi all'intero sistema economico e sociale. La Cina si sta lasciando alle spalle il Covid. A maggio la produzione industriale nel Dragone è tornata a pieno ritmo e le fabbriche sono ripartite. Due terzi delle imprese con fatturato superiore ai 2 milioni di euro sono tornate all'80% dei normali livelli di produzione. L'industria manifatturiera ha registrato la crescita più alta, con un più 2%. Nei primi 5 mesi dell'anno la produzione industriale era diminuita di quasi il 3%. Più della metà delle denunce all'INAIL di contagio da nuovo coronavirus sono di origine professionale e quasi 6 casi mortali su 10 ricadono nel nord-ovest. La Lombardia in particolare si conferma la regione più colpita, con oltre il 35% delle denunce di contagio sul lavoro e il 45% dei decessi. Il 30% delle 16.700 infezioni denunciate nel territorio lombardo riguardano la provincia di Milano, ma il primato negativo dei casi mortali è della provincia di Bergamo. Al 31 maggio sono state accolte dall'INPS 1.300.000 domande di redditi e pensioni. Al sud e nelle isole sono stati assegnati quasi due terzi degli assegni, circa 800.000. Tra i beneficiari 1.200.000 nuclei familiari, per un totale di 2.800.000 persone, che riceveranno un assegno medio di quasi 519 euro, tra reddito e pensione di cittadinanza. Aumenta il costo dell'acqua. Nel 2019 è costata il 2% in più rispetto al 2018 e le famiglie italiane hanno speso in media 434 euro per il servizio idrico integrato. Gli incrementi più elevati si registrano a Crotone, Varese, Roma e Palermo. Le regioni centrali confermano il primato per le tariffe più alte, 595 euro di spesa all'anno a nucleo familiare, ed è la Toscana la regione più cara. L'Italia rischia un calo del PIL fino al 14% nel 2020 se nei prossimi mesi dovesse verificarsi una nuova ondata di contagi con conseguenti nuovi blocchi e lockdown. È la stima dell'OCSE, che prevede per la nostra economia una ripresa del 5,3% nel 2021. Senza nuove emergenze, invece, il calo del PIL italiano dovrebbe attestarsi solo all'11,3%, con un rimbalzo più corposo il prossimo anno. In ogni caso, alla fine del prossimo, il prodotto interno lordo si collocherà su livelli inferiori a quelli pre-crisi, dopo aver vanificato tutti i passi in avanti fatti negli ultimi anni.
l'euforia degli investitori comincia a sembrare eccessiva e sui mercati internazionali torna il timore di seconde ondate di coronavirus, soprattutto in autunno. A Wall Street le borse hanno recuperato quanto perso dallo scoppio della pandemia e in Europa ci siamo quasi, ma il sentiment potrebbe cambiare. A spaventare ora sono le notizie di nuovi contagi in Cina e la possibilità di un nuovo lockdown nel paese, dove l'industria era ripartita a pieno ritmo. Nei giorni scorsi anche la Fed ha messo tutti in guardia, facendo scattare le vendite sui listini e sul greggio. Il governatore della Banca Centrale Americana, Jerome Powell, ha fatto presente che c'è grande incertezza sul futuro e nulla è scontato. Anche per questo i tassi sono stati tenuti fermi fino al 2022. Per Carmignacchi il rally è stato costruito sulla sabbia, ma potrebbe durare fin tanto che questo clima di ottimismo non si scontrerà con la realtà e potremmo non avere un quadro chiaro prima di un paio di mesi. No, Stucchi rileva come ormai da tempo gli investitori si lasciano prendere dall'euforia del momento oppure dall'eccessivo pessimismo. Molte aziende potrebbero ancora rivedere le stime sugli utili nei prossimi mesi, altre potrebbero fallire. Da qui l'invito a rimanere cauti anche in borsa. Negli ultimi due mesi, fa notare il fondo Lehmanic, negli Stati Uniti sono fallite 1.600 aziende al giorno, mentre il credito al consumo si è contratto pesantemente. La crisi inizia adesso e anche il mercato azionario potrebbe presto realizzarlo. Insieme abbiamo un'altra energia. I vantaggi di considerare un'impresa come un sistema vivente. Proteggere gli oceani, l'Italia c'è. Fine lockdown, in Europa non aumenta l'inquinamento. Guardare alla natura per una reale creazione di valore per l'azienda, la società e l'ambiente. È questa la proposta che Massimo Mercati, amministratore delegato di Aboca, spiega nel libro L'impresa come sistema vivente, una nuova visione per creare valore e proteggere il futuro, edito da Aboca. Secondo l'autore, la complessità e l'intelligenza naturale ci indicano le linee guida per gestire le imprese ed il ruolo di ognuno all'interno di esse, nella consapevolezza che non è il profitto che crea valore, ma la creazione di valore che genera il profitto. Dobbiamo tornare alle radici della nostra concezione di valore e comprendere che il modello che fa della massimizzazione dei profitti e dell'aumento dei consumi la base del valore è oramai definitivamente superato. Le imprese del futuro potranno affermarsi solo nel momento in cui comprenderanno che è la reale creazione di valore per la società, per l'ambiente e chiaramente per l'impresa stessa il punto di partenza. Il profitto segue, remunera il bello e il buono che si riesce a fare ogni giorno. Una vera e propria rivoluzione di fare impresa, che nell'attuale fase potrebbe giocare un ruolo nella ripresa nell'interesse dell'economia, ma anche dell'ambiente e della società. Pensare che dopo il Covid si possa tornare alla normalità è per me un ossimoro, perché prima del Covid non vivevamo in una situazione normale, siamo immersi in profondissime crisi, da quella ambientale alle grandi crisi economiche e delle disuguaglianze sociali, per cui tornare alla normalità è sicuramente un errore. Dobbiamo utilizzare questa fase di crisi per impostare un reale cambiamento e, come cerco di spiegare nel libro, questo cambiamento non può che passare attraverso una radicale nuova visione del concetto di impresa. Proteggere entro il 2030 almeno il 30% dei mari e degli oceani in tutto il mondo.
è l'iniziativa internazionale partita dall'Inghilterra e ora anche l'Italia ne fa parte. Ad annunciare l'adesione in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani è stato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Un annuncio importante se davvero venisse messo in pratica, visto che spesso si è parlato delle aree marine protette come di paper park, cioè aree protette solo sulla carta. Prendiamo il Mediterraneo. Sebbene un po' più del 9% sia designato come area marina a vario titolo protetta, in realtà secondo le stime del WWF solo lo 0,03% del Mare Nostrum beneficia di una tutela integrale ed effettiva. Lavoro da fare dunque ce n'è tanto, ma conviene anche dal punto di vista economico, perché l'economia legata al Mediterraneo può generare un valore annuo di circa 400 miliardi di euro, praticamente oltre la metà del fondo per la ripresa proposto dall'Unione Europea. Pesca, nautica, turismo sono tutte attività di rilievo economico, ma la loro sopravvivenza dipende in tutti i casi da un'unica condizione, che il nostro mare sia sano, pulito e tutelato. Tra gennaio e aprile abbiamo assistito a una diminuzione dell'inquinamento in molte aree europee, riduzione che ha coinciso con l'introduzione di severe misure di lockdown per far fronte all'emergenza Covid-19. E ora ci aspettiamo di vedere un aumento degli inquinanti, che tuttavia non è ancora arrivato. Insomma, fine delle misure restrittive, ma lo smog per ora non aumenta. Dato in contrasto con quello cinese, dove le emissioni sono già ampiamente tornate ai livelli pre-Covid. I dati, diffusi dal servizio di monitoraggio atmosferico Copernicus, probabilmente sono dovuti al fatto che l'allentamento delle misure di lockdown è prudente e progressivo e ci sono ancora meno pendolari e meno traffico. Ma quello di cui dovremo far tesoro è che i benefici per la salute di un'aria più pulita che abbiamo sperimentato durante questo difficile periodo potrebbero essere mantenuti in modo permanente. E se alcuni obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti erano sembrati prima del coronavirus troppo ambiziosi o addirittura controproducenti, ora i dati ci dicono che possono essere raggiunti volendo. Insieme abbiamo un'altra energia.